Grazie a questa bellissima mostra, Monterosso si conferma uno dei centri culturali tra i più importanti nella provincia di Vibo Valentia, un paese di 1.600 abitanti che grazie alla Proloco e all'associazionismo è riuscito quest'anno ad ospitare eventi importanti. Abbiamo avuto la mostra in onore ai 50 anni di carriera dello scultore Farina, abbiamo avuto una stagione teatrale che ha visto impegnate, diciamo, le più importanti compagnie regionali e abbiamo avuto anche il concorso L'arte del cortometraggio. Inoltre a dicembre Monterosso è sbarcata su YouTube con un bellissimo video in lingua inglese che praticamente sintetizza in maniera brillante una parte di storia del nostro paese. E sempre di dicembre la notizia che aspettavamo da tanto, forse quella più importante, Monterosso è stato inserito da Skyscanner tra i 20 borghi più belli d'Italia. Questo riconoscimento ci riempie sicuramente di soddisfazione, ma ci carica anche di tanta responsabilità, perché vorrei ricordare che conquistare primati e riconoscimento e riconoscimenti è difficile, ma mantenerli lo è ancora di più. Questa mostra, che è una continuità, per così dire, culturale che la Proloco sta perseguendo, di ricostruzione di identità di questi borghi calabresi. Siamo partiti con il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana e la Via dei Presepi rappresenta quella continuità nella quale andiamo ricostruendo un'identità territoriale che è importante in questo momento. È vero che siamo nella versione 2.0 ormai di questi borghi, però è altrettanto vero che è importante avere conoscenze di quello che è stato lo storicismo di queste realtà e soprattutto quali sono le nostre potenzialità in termini culturali per avere una nuova identità e leadership nella cultura mediterranea. Questa è una mostra che facciamo da più anni qui a Monterosso e quest'anno l'abbiamo voluta arricchire con questa bella esposizione di Zampogne del maestro Attilio Vaccaro. È un'esposizione, credo, in Calabria che sia la prima, non è mai stato fatto prima, ci è sembrato molto interessante portare e questa tradizione che ormai si sta un pochino perdendo nei nostri piccoli comuni che fanno parte, Monterosso ne fa parte, di un comprensorio, quello delle serre, che ha dato origine ad una tipologia particolare di questi strumenti. Per quanto riguarda i presepi, sono presenti degli scorci prima di tutto del nostro comune. Abbiamo voluto rappresentare appunto delle particolarità del nostro comune. Sono presenti poi 13-14 espositori, ovviamente sono tutti della zona e rappresentano a vario titolo delle tecniche diverse di rappresentazione presepiale. La Proloco di Monterosso da sempre ha operato per dare senso, per dare recupero, per fare memoria, per storicizzare, per dare identità con questi presepi che presentano scorci di Monterosso, segmenti di una civiltà contadina, vanno a recuperare quella storiografia dei luoghi che il presepe identifica proprio nella paesanità, in una sorta di comportamentalità. Come a dire che il popolo, la gente comune, gli umili, la gente di questo territorio era anche presente in quella notte che illuminò tutto il mondo e che comunque racconta quell'identità dei pastori a cui viene rivelato questo mistero della venuta del figlio di Cristo, questa gente umile che viene raccontata anche attraverso dei suoni particolari, quella della zampogna, quella della pipita, suoni che hanno un linguaggio del fiato, che hanno il linguaggio dell'armonia che viene recuperata attraverso quella che è l'identità del Mediterraneo. E per la prima volta le due sponde si uniscono nell'identità di questo meraviglioso percorso raccontato appunto attraverso il presepe.